E sul Mortirolo che si sta decidendo questa edizione numero 98 del Giro d'Italia. Non stuzzicare il can che dorme, se il cane si chiama Contador soprattutto non basta neanche cercarlo di staccare in discesa. Lo spagnolo ha recuperato e adesso sta facendo i fuochi d'artificio sul Mortirolo, ma andiamo subito in corsa, moto 1 con Massimo Ghirotto. E allora noi appunto sul Mortirolo, questo dente di squalo veramente durissimo, 11% con picchi al 18%, la situazione, Kreiswijk della Lotto Jumbo con 16 secondi di vantaggio su tre corridori, Aru, Landa, Meana e Contador, un Contador che è salito veramente forte dall'inizio del Mortirolo e ha ripreso in pochi tornanti la maglia bianca Fabio Aru. All'inseguimento c'è Eisendahl e dietro ancora Amador e Koenig, ma dobbiamo dire che questa azione è scaturita da quello che è successo in discesa dell'Aprica, quando Contador ha dovuto mettere piedi a terra e cambiare la bicicletta e cambiare la ruota. Questo ha provocato lo scatto della squadra dell'Astana che è andata dritta fino all'inizio del Mortirolo. Un Fabio Aru leggermente in difficoltà all'inizio della salita, ma poi ha ripreso lentamente una buona andatura. Un grande Landa Meana, Paco. Sì, purtroppo Fabio Aru si sta staccando troppo forte l'azione di Contador. Soltanto Landa Meana resiste alla potenza del campione spagnolo che sta per andare a prendere anche l'olandese Kruiswijk. Aru cerca con la forza della disperazione di tenere le ruote di Contador, ma sta perdendo contatto. Vediamo che cosa sta succedendo alle spalle della corsa con l'intervento di Moto2 da parte di Antonello Brughini. Si è accesa la corsa, Emanuele, confermo le difficoltà abbastanza evidenti per la verità del nostro Fabio Aru che adesso pedala seduto, mentre Alberto Contador quasi sempre in piedi sui pedali dall'inizio della scalata del Mortirolo. Oggi adesso addirittura la scalata di questo passo è baciata dal sole, condizioni di meteo almeno in questo tratto di strada davvero ottime, asfalto asciutto, strade strette, grandissimo spettacolo di pubblico come sempre. A voi. Grazie, allora ricordiamo la situazione per ciò che riguarda la testa della corsa: Kruiswijk, Contador e Landa Meana, Aru all'inseguimento insieme a Trofimov, quindi nuovamente con Massimo Ghirotto quando mancano 39 chilometri alla conclusione. A che punto siamo del Mortirolo, Ghirotto, Moto 1? E allora noi siamo al tornante numero 18, quindi in avanti noi ne abbiamo ancora 17. Grosso modo abbiamo superato la metà della salita. Tre corridori a comando, l'avete detto poco fa e lo confermo. Kreiswijk, Contador e Landa Meana, leggermente staccato Fabio Aru. Un Contador che si è portato subito a comando e ha cercato di invitare Kreiswijk e l'olandese a fare l'andatura. Ma qua la salita è molto dura e solo un grande scalatore come il Contador può fare la velocità. Paico. Landa Meana sta cercando di aspettare Fabio Aru, ma le strategie contano sino a un certo punto, occorrono gambe e garretti e in questo momento Alberto Contador è una spanna sopra i suoi rivali. Con l'aiuto di Trofimov cerca Fabio Aru di recuperare, ma l'andatura non solo è andanzosa, è anche dolente. Torniamo da Moto2 con Antonello Brughini. Abbiamo appena superato il 18° tornante, siamo a pochissimi metri da Eisendahl, il capitano del team Cannon delle Garmin, che sta faticando, pedala anche lui seduto. A Fabio Aru è a una cinquantina di metri appunto da Eisendahl. Fabio Aru che lo vediamo ancora un po' in affanno, naturalmente non mollerà lo scalatore sardo, ma sarà una giornata durissima. Giornata dura dunque, al comando sempre un terzetto. Torniamo da Massimo Ghirotto. Dei tre al comando mi pare che davvero la condizione migliore sia quella di Contador, ma anche Landa Meana sta andando bene. Confermo, due corridori al comando, Kreiswijk e Contador. Landa Meana si è fermato ad aspettare, no, Landa Meana è ritornato ancora sui tre, quindi è evidente che la strategia in questo momento cambia, non si sta più ad aspettare a Fabio Aru, ma è Landa Meana che in qualche modo cerca di stare a ruota e proteggere Fabio Aru. Un Fabio Aru che avrà circa 15 secondi di vantaggio, non di più, insieme a Trofimo. Questa coppia potrà cercare di agganciare i tre fuggitivi, ma è Kreiswijk che fa la natura con la ruota Contador e a ruota di Contador Landa Meana, Paco. E allora Contador sempre più padrone del giro, il nuovo capitano dell'Astana potrebbe diventare proprio sui tornanti del Mortirolo Mikel Landa Meana. Koenig primo, secondo Contador, terzo Landa Meana, questo è il passaggio al GPM del Mortirolo.
Trofimo e Vezina da 56 secondi, Amador, la coppia Amador e Aru viaggiano a 2 minuti e 5, quindi difficoltà per Fabio Aru, sta un po' sprofondando la sua corsa di oggi, un Mortirolo veramente durissimo, abbiamo anche noi fatto fatica a un certo momento, la nostra moto ha rallentato e abbiamo dovuto riprendere insomma con foga. Che spettacolo lungo i tornanti del Mortirolo, tantissima gente, tantissimi appassionati di ciclismo, abbiamo visto per la verità anche alcuni personaggi molto pittoreschi. Adesso cominciamo proprio il tratto in discesa sul volto di Fabio Aru, che noi abbiamo seguito praticamente pedalata dopo pedalata, eravamo praticamente a non più di 20-25 metri da lui, abbiamo notato evidenti le smorfie della sofferenza, il corridore sardo ha stretto i denti, ma naturalmente qui vale la legge del più forte. A voi. Un contatore che onestamente ho visto pedalare anche con un rapporto più duro del solito, lui è abituato a danzare sulla bicicletta, a dare questa impostazione così elegante, un po' più duro del solito, evidentemente ha pagato un po' l'azione che ha dovuto fare per rincorrere Fabio Aru, ma un immenso veramente contador e devo dire un Landa Meana che è così rimasto un po' alla sua ruota. Ripeto, vedremo che tattica faranno i tre, Kreisvik, Contador e Landa Meana per l'arrivo della Aprilia Parco. È la tappa del Mortirolo e soprattutto la tappa di Alberto Contador al comando della corsa con due occasionali compagni di fuga. Staccato Aru, ma andiamo subito da Massimo Ghirotto, Moto 1, per quantificare la situazione al comando della sedicesima tappa, la Pinzolo Aprica. Vai Ghirotto. E allora quando mancano poco più di 7 km all'arrivo la situazione è questa, tre uomini a comando, Kreisvik, Contador e Landa Meana, a 1 minuto e 14 secondi un trio, Trofimov, Eisendal e Amador, bravo il costaricense a tenere duro in salita sul Mortirolo. A 1 minuto e 40 Fabio Aru tutto solo. Ebbene allora non dobbiamo dire, Landa Meana costantemente a ruota, questo mi pare sia molto chiaro, non deve collaborare. Continua a tirare molto attivamente l'olandese Kreisvik, che in questo caso Contador ha trovato il compagno di squadra ideale. 7 km all'arrivo, l'inizio e la salita non molto dura, diciamo, una pendenza media del 5-6%, la parte finale spiana leggermente al 2-3%. Paico. Allora ricordiamo quello che è accaduto in precedenza, doppio passaggio alla Aprica, il primo è avvenuto intorno alle ore 15 con Eisendal da solo al comando, nella discesa c'è stato un problema per Contador che ha dovuto mettere il piede a terra, gli è caduto davanti Malacarne, compagno di squadra di Aru, ha attaccato la Katiuscia, subito la collaborazione della Astana e quindi Contador costretto a rincorrere, ma sui primi tornanti del Mortirolo non solo Contador ha annullato il distacco da Aru, ma lo ha cavalcato poco prima di metà salita. Andiamo proprio a vivere la giornata di Aru, che sta inseguendo a 1 minuto e 41 a 1 e 14 dicevamo Trofimo, Vesi, Dalle, Amador, Kreisvik, Contador e Landa Meana continuano a essere i battistrada. Moto 2 con Antonello Brughini su Aru. È un pomeriggio di grandissima sofferenza per lo scalatore cagliaritano, noi siamo esattamente a 7 km e mezzo dal traguardo, ma a 19 km dall'arrivo ci si è messo anche un guaio tecnico, un guaio meccanico a complicare la situazione di Fabio Aru, costretto in fare a cambiare la sua bicicletta. Ha parlato moltissimo Aru con l'ammiraglia, si è alimentato, si è dissetato molto, adesso sta pedalando per la verità abbastanza duro, siamo esattamente a meno 7 km dell'arrivo. Voi. Io preparo una domanda per Ghirotto, gli do il tempo anche di controllare, ci è sembrato perlomeno qui dal palco che l'ammiraglia dell'Astana non abbia seguito Landa Meana, non sappiamo se è una nostra impressione oppure se lui dal vivo ha potuto constatare questo. Ghirotto, che ci dici? Moto 1. E allora a 15 km dall'arrivo è arrivata l'ammiraglia con Beppe Martinelli, storico direttore sportivo di Marco Pantani, quindi ha dato, come ho capito bene, a Fabio Aru alcune borracce, un po' di gel, si è alimentato ed è arrivato davanti per seguire lo spagnolo Landa Meana. Landa Meana, che vi devo dire lo vedo molto bene, cercava l'ammiraglia di Beppe Martinelli, si girava per capire quando arrivava, ovviamente informato dalla radiolina. Contador in questo momento si alza sui pedali, tutti
tre i corridori stiano viaggiando con un rapporto abbastanza lungo, un 53-17, 53-19, vuol dire che la strada non è molto ripida, Paico. E allora Scaramucci, qua a un certo momento Contador ha cercato di agevolare lo scatto di Kreiswijk, ma niente da fare, ha risposto subito prontamente Landa Meana, che in questo momento transita i 4 km all'arrivo con 10 metri, 20 metri di vantaggio. Quindi Landa Meana al suo inseguimento, Contador e Kreiswijk, Landa Meana che sta bene e vuole andare a riprendersi quella tappa, ma comunque va anche l'attacco della maglia rosa, Paco. I tratti che Battistrada hanno un chilometro di vantaggio su Fabio Aru, e questa è la notazione forse tecnicamente più importante. Il giro nelle mani di Contador, Landa Meana andrà probabilmente a vincere questa tappa, ma insomma Contador dimostra, Felice Gimondi, di essere il padrone di questo Giro d'Italia. Beh, sicuramente oggi ha fatto una tappa favolosa, perché si è trovato in difficoltà, si è trovato senza compagni, aveva un compagno solo, ha iniziato il Mortirolo con più di un minuto e in cima ha scollinato in testa. Quindi Aru, che si è difeso coi denti, devo dire, con tanta volontà, e ha preso più di due minuti sul Mortirolo. Mancano 4 chilometri all'arrivo, li seguiamo tutti in diretta in apnea perché la strada è in salita. Aru, un vantaggio, uno svantaggio da recuperare di 1,40, che però lo scatto di Landa Meana potrebbe aver ampliato. Come pedala Fabio Aru, ce lo racconta sulla Moto2 Antonello Brughini. A te la linea. Adesso è in piedi sui pedali lo scalatore sardo, volti abbastanza scuri all'interno della Miraglia Astana, che segue da vicino le pedalate del corridore del capitano dell'Astana, ricordiamo maglia bianca di questo Giro d'Italia, leader insomma della classifica che premia il miglior giovane. La forza di volontà, la grandissima forza di volontà, come sottolineava giustamente Felice Gimondi, di Fabio Aru, che sta stringendo i denti, ci sta mettendo praticamente grande coraggio, grande temperamento, lo sapeva Fabio Aru che oggi serviva l'impresa straordinaria, ma anche nel ciclismo come negli altri sport vale sempre la legge del più forte, dunque dovrà inchinarsi all'imperatore. Contador comunque sta pedalando abbastanza duro, curva a sinistra per Fabio Aru. Torniamo da Massimo Ghirotto, che è collaboratore prezioso di Felice Gimondi nel team Bianchi. Landa Meana sta volando verso il successo, come lo vedi Massimo Ghirotto questo ottimo scalatore spagnolo? Sta volando, fa Landa Meana, va circa 15 secondi di vantaggio, forse anche 18. Noi rimaniamo a ruota di Contador per capire effettivamente se ha la forza per andare a chiudere questo buco. Chiede la collaborazione dell'olandese Kreiswijk, che è leggermente in difficoltà, ma la salita non è dura e quindi riesce a passare avanti. Un Contador che a un certo momento ha anche si è girato e a guardare il compagno di fuga Kreiswijk per capire se era in grado di dargli probabilmente una mano, ma l'olandese è in difficoltà. A questo momento noi cerchiamo di raggiungere Landa Meana perché non lo vediamo già più, Paco. Allora Felice, scorrendo la classifica, le prime 20 posizioni, soltanto un corridore nei primi 20 ha già vinto una tappa, risponde al nome di Michel Landa Meana, che sta cercando il bis. È mancata l'impresa, o perlomeno la grande impresa doppia la sta facendo proprio Meana? Meana, io credo che se avesse avuto via libera ai piedi del Mortirolo sarebbe stato duro andarlo a riprendere. Poi naturalmente per logica di squadra è sempre stato ruota, si è sacrificato l'olandese poverino e lui è scattato in faccia 2-3 chilometri dall'arrivo. Ribadiamo la situazione prima di tornare sulle nostre motociclette. Al comando c'è Landa Meana, all'inseguimento Contador e Kreiswijk, poi a 1.14, anzi adesso a 1.06, Trofimov, Esiedal e Amador. Il ritardo di Aru continua a aumentare, Felice, 2.10 dal battistrada Landa Meana. Io personalmente non so se è stato un problema tecnico, si è cambiato la bicicletta che aveva usato in salita. Certo, se lui riusciva a stare sul treno degli altri tre dietro alla maglia rosa avrebbe perso molto meno. Torniamo in corsa, Landa Meana a 800 metri dal traguardo di questa splendida tappa, la Pinzolo Aprica. Massimo Ghirotto.
Oh, 700 metri dall'arrivo, veramente una bella azione quella dello spagnolo, ha lasciato lì i corridori del calibro di Contador, se lo merita, ha giocato d'astuzia, la tattica diceva questo e quindi si porta avanti anche in classifica. Vedremo se questo ragazzo sarà in grado di andare a lottare con Alberto Contador. Paco! Sì, sono 350 i metri di vantaggio che ha il corridore spagnolo Mikel Landa Meana della Astana nei confronti di Alberto Contador, è a circa staccato di 2 chilometri. Fabio Aru si alza sui pedali ancora, Landa Meana che andrà a conquistare il secondo successo parziale in questa edizione del Giro d'Italia che ha sempre visto vincitori diversi. Mikel Landa Meana, maglia azzurra bordata di giallo della Astana che del Kazakistan è la capitale, è al centro della carreggiata, si sposta sulla sinistra mentre c'è la lotta per gli abbuoni per il secondo ed il terzo posto fra Kruijswijk e Contador. Landa Meana si sistema il caschetto, alza le braccia al cielo per la seconda volta, batte le mani, alza i pugni, pedala in scioltezza e segna 2, la seconda vittoria di Mikel Landa Meana che fra gli applausi, una vera ovazione del pubblico qui all'Aprica, va a vincere la 16ª frazione del Giro d'Italia. Adesso c'è la lotta per lo sprint per il secondo e terzo posto, ci sono anche gli abbuoni sempre importanti in un Giro d'Italia che si decide spesso sul filo dei secondi. Lo scatto di Alberto Contador, Kruijswijk sembra non averne più, Contador scatta al centro della carreggiata, Kruijswijk sul settore di sinistra, viene rimontato il corridore spagnolo, è passato al comando il possente gigante olandese Kruijswijk, Contador si accontenta della terza posizione, non c'è neanche lo sprint, secondo Kruijswijk che pure a Contador ha dato una grossa mano e poi al terzo posto si classifica Alberto Contador. Ma sentiamo Gimondi che ha alzato il ditino per dire qualcosa di importante. Bravissimo Contador, perché ha avuto una grossa mano da parte dell'olandese e qui l'ha gratificato. Landa Meana l'altro giorno ha avuto un piccolo cadeau anche lui e oggi devo dire che però ha meritato di vincere, anche se tatticamente ha dovuto correre in un modo diverso. Certamente, indubbiamente ci fosse stato Merckx non avremmo avuto dubbi, avrebbe vinto la prima posizione, sarebbe arrivato probabilmente secondo ma non avrebbe lasciato nulla agli altri. C'è la sprint per la quarta posizione, vi ricordo dunque al comando Landa Meana, staccati poi sono arrivati Kruijswijk e Contador, Amador e Trofimov sono i corridori che cercano di conquistare la quarta moneta, al comando lo corridore Amador, più indietro Trofimov, il corridore russo che sta comunque disputando un eccellente Giro d'Italia per la gioia del suo direttore sportivo Dima Konishev. Più staccato Ezedal che si trova in sesta posizione, l'attacco di Trofimov, prova a rispondere il corridore costaricense ma Trofimov è nettamente in vantaggio e va a conquistare la quarta posizione precedendo Amador. C'è adesso l'arrivo del corridore canadese Ryder Ezedal che vinse l'edizione del Giro d'Italia del 2011 e dunque conquista il sesto posto il corridore canadese. Deve ancora arrivare Fabio Aru, lo vediamo adesso a circa 500 metri dal traguardo, 400 metri, gambe pesanti di piombo, però Felice Gimondi dobbiamo comunque dire bravo anche a questo ragazzo che si è difeso con le unghie e con i denti. Felice. Bravo, ammirevole perché si è visto già sul Mortirolo che era abbastanza in difficoltà, però fatto di tutto prima per rimanere a ruota Meana e poi per contenere il distacco da Contador e soprattutto per mantenere la seconda posizione in classifica generale. Arriva adesso Giovanni Scaramuzzino, Fabio Aru, bisognerà conteggiare il ritardo di Aru perché Kruijswijk ha ottenuto 6 secondi di abbuono, Contador 4 secondi di abbuono e adesso dovremo vedere che vantaggio ha scavato Amador nei confronti di Fabio Aru per la conquista tutt'altro che platonica della 2.51, seconda piazza. 2.51, quindi significa in pratica che Landa Meana che pagava un ritardo di 2.11 in classifica rispetto al suo capitano è la vera insidia ovviamente per il secondo posto. Una lotta in famiglia che vedi come, Felice Gimondi.
Lotto in famiglia finora per il secondo posto. È stato chiaro che il migliore dei due è Rando Meana, anche se ha Aru italiano. Contadori intanto sta facendo i rulli. Il tifo per lui, però purtroppo la realtà è questa. Contadore è più forte e sta facendo i rulli defatiganti in pratica dopo questo terzo posto che gli consegna il Giro d'Italia. Io avrei però puntato su un Contador vittorioso a braccia alzate. Secondo voi Gimondi non ha voluto vincere, non ha potuto vincere, oppure ha pensato: io non ho una grande squadra, è meglio farmi amico qualcuno in gruppo? No, oggi non ha potuto vincere, perché quando è partito Lando Meana ha cercato lui di chiudere il buco, però non ce l'ha fatta. Dobbiamo dire che comunque ha dovuto fare interventi decisivi e particolari, e i 10-12 chilometri di avvicinamento al Mortirolo gli è rimasto un compagno solo, e lui ogni tanto le dava una mano per sostenerlo fino ai piedi, insomma. Allora, nuova classifica generale, Contador sempre più in rosa, parla spagnolo questa edizione numero 98 del Giro, perché Lando Meana è a 4.02 in seconda posizione, scivola Aru, Fabio Aru terzo a 4.52, il costaricense Amador a 5.48, Yuri Trofimov quinto a 8.27, Leopold König della Sky a 9.21, Damiano Caruso a 9.52. Una valutazione su questo Giro d'Italia da un punto di vista spettacolare, ma anche da un punto di vista tecnico, Felice? È stato un bellissimo giro, ha avuto naturalmente, se così possiamo dire, un valore chiaro, che Contador è più forte di tutti, anche se non ha la squadra più forte, però con un po' di gioco delle alleanze, di abile sistema di strategie, Contador ha confermato di essere anche un campione. Sì, ha confermato di essere il migliore, perché un altro posto suo anche oggi psicologicamente si poteva battere, invece lui ha sostenuto l'unico compagno che gli è rimasto per arrivare ai piedi del Mortirolo, e poi dopo ha fatto tutto da solo. Perfetta gestione. E addirittura, se lui poteva, faceva vincere l'olandese. Perfetta gestione della tappa, annuisce Massimo Ghirotto, storico collaboratore di Felice Gimondi, presidente della Bianchi. Insomma, Contador ha dimostrato di essere un grande campione, ma anche un grande stratega. Non hai squadra, ma te la trovi con quella degli altri. Sì, oggi è stato così, l'abbiamo anche detto, Contador qua squadra non ne ha, però si sa bene che durante un Giro d'Italia qualche compagno di squadra, come dire, informale, involontario si trova. È stato il caso di oggi, Kreisberg ha giocato per vincere la tappa, in realtà poi le gambe gli sono un po' cedute, e devo dire la tattica di Lando Meana è impeccabile. Cosa doveva fare? Lui ha gambe, Aru no, e quindi lui ha fatto il capitano. Infatti oggi adesso è diventato secondo, e abbiamo visto anche nella gestione della squadra, mi pare che il gradino di Aru sia retrocesso a beneficio di Lando Meana. Abbiamo ancora qualche secondo, un minutino, se Gimondi, 10 secondi. Analizzare bene, non ha attaccato la stana, ha attaccato la caduscia, esatto. Perché? Ma più avanti lo sapremo. Lo sapremo solo vivendo.